Dopo 16 anni di dittatura da parte del generale Augusto Pinochet, in Cile si svolgono le prime libere elezioni. Un fatto politico rilevante preceduto da un altro fatto politico rilevante, il plebiscito che si era svolto alcuni mesi prima e a cui il generale Pinochet si era presentato chiedendo che il popolo gli rinnovasse per altri 8 anni il potere di governo. Il popolo cileno, però, a maggioranza, decise che la stagione di Pinochet era conclusa e si arrivò quindi alle elezioni. Elezioni che videro la vittoria della concentrazione dei partiti per la democrazia e la vittoria di Patricio Aylwin, che divenne quindi il capo del governo.